Gli eventi di Pesaro, capitale della cultura 2024, varcano la soglia di primavera e inaugurano la stagione degli eventi all'aperto. Lo fanno nell'anfiteatro del Parco Miralfiore ospitando tre serate di ingresso gratuito per l'opera Spark, ideata un anno e mezzo fa dall'artista olandese Dan Rosegard. Uno show visivo tecnologico che, dopo essere stato applaudito a Londra, Madrid, Tokyo o Melbourne, arriva a Pesaro in prima nazionale. Si comincia questa sera per continuare sabato 23 e domenica 24 marzo, sempre dalle 20 alle 23. Spark, che letteralmente significa scintilla, metterà in scena una sorprendente performance di luci che ricorderanno il fluttuare delle lucciole attraverso fuochi d'artificio organici e biodegradabili, come spiegato dallo stesso artista nella presentazione di questa mattina nella Lusfera di Piazza del Popolo. I wanted to create an environment where people are curious Sì, tutto è nato perché volevamo creare un qualcosa che portasse della curiosità alla creazione di un nuovo futuro, dove però non ci fosse la paura per le celebrazioni. Infatti abbiamo parlato anche dei fuochi d'artificio che possono essere sia molto belli, però hanno sicuramente anche dei lati negativi, tra cui uno tra questi è sicuramente quello dei cani che hanno molta paura a causa dei rumori. E infatti anche l'inquinamento è un problema dei fuochi d'artificio perché creano 10 volte più inquinamento di qualsiasi altra cosa. E quindi noi vogliamo creare qualcosa che sia silenzioso, utilizzabile, ma allo stesso tempo anche biodegradabile. Pasolini ha proprio scritto in uno dei suoi testi a proposito delle lucciole e della loro scomparsa. Infatti viene espresso come un simbolo di disconnessione proprio tra l'umanità e la natura. Con Spark noi vogliamo portare a un futuro migliore, un futuro più roseo, in modo tale che ci sia proprio questa riconnessione tra l'uomo e la natura. E quindi siamo molto contenti di poter fare questa collaborazione qui in questi giorni. Uno spettacolo pensato su misura al claim La natura della cultura di Pesaro 2024. Spark è un po' il progetto paradigmatico del nostro programma culturale perché con un espediente straordinariamente leggibile, delicato, direi quasi infantile, ci fa invece riflettere su una questione straordinariamente invece importante, ovvero tutti quei processi di trasformazione che stanno avvenendo nel nostro ambiente naturale e urbano, di cui spesso però non siamo consapevoli. Ecco, noi davanti a queste lucciole che brilleranno nel cielo pesarese, penseremo a tutti quegli habitat che in realtà stiamo perdendo inconsapevolmente, quindi invitiamo, così come fa l'opera di Dan, che spesso viene definita una protopia, cioè un'opera che in realtà attiva un processo di attivazione da parte del pubblico, di agire sui nostri comportamenti e non solo, per poter trasformare un po' il nostro quotidiano e lasciare in eredità alle prossime generazioni qualcosa di diverso e soprattutto di non devastato. Il fatto che si tengano al Parco Miralfiore, che è un po', diciamo, un simbolo per noi anche di sostenibilità, di bellezza, anche di incontro, è un significato ulteriore che vogliamo dare a questa capitale, portando un'anteprima nazionale, un'opportunità che ha girato altre città del mondo, capitali, insomma, in questo caso è la capitale della cultura, e quindi un'opportunità quasi unica per poterla vivere, aperta a tutti per 3 giorni. Insomma, siamo molto felici di questo tipo di combinazione. Voglio ringraziare anche BIPER, naturalmente, per essere stata partner con noi dell'operazione. Noi siamo ben lieti di averla sostenuta sin dal primo momento, quando abbiamo capito la portata di questo evento per la sua rilevanza anche ambientale. E abbiamo pensato che fosse l'evento, diciamo, anche iconico di questa manifestazione, e per la nostra caratteristica di banca molto attenta alle attività culturali, abbiamo ritenuto fosse il momento e l'evento giusto da sostenere.